purtroppo siamo in una fase delicatissima della vicenda Ilva, il 10, il giorno in cui abbiamo scelto di scioperare, il giorno in cui scadono i termini per le manifestazioni di interesse di possibili acquirenti. Noi non abbiamo alcuna idea di quello che potrà accadere, gli scenari sono tutti aperti, ci possiamo trovare di fronte al fatto che lo stabilimento possa essere ceduto alle mani di chi più interessato alle quote di mercato che a rilanciarlo, così come ci potremmo trovare nelle condizioni di costruire invece una prospettiva edificante, ed è quello che tutti noi ci auguriamo. Però questo stato di incertezza è uno stato che non fa bene ai lavoratori, 15.000, ma all'intero territorio. Vogliamo delle risposte concrete, vogliamo che il governo in questo senso possa aprire immediatamente un confronto con questo territorio per creare le condizioni, appunto, diciamo, di una chiarezza di cui hanno bisogno intanto quelle 15.000 famiglie e poi il resto di questa popolazione.